In cima alla salita già si intravedono le torri della cattedrale di Autun, ma prima di arrivarci c'è il museo Rollin ed è qui, cominciano le nostre visite. Siamo nelle sale che espongono reperti del periodo gallo-romano e la bellezza di questi mosaici non è che la dimostrazione dell'importanza che questa città aveva assunto ai tempi di Augusto. Era città fortificata, collocata lungo la via commerciale che collegava Lione a Boulogne. Allora il suo nome era Augusto Dunum. Le sale che accolgono questi reperti sono al pian terreno di questo antico palazzo, il Palazzo dei Rollin, che tanta importanza hanno avuto nel Medioevo. E soprattutto per questo magnifico rilievo che siamo venuti qui. Era l'architrave di un portale secondario, vi è raffigurata la tentazione di Eva, l'autore Gislibertus, e lo ritroveremo tra un po'. In una postura di grande sensualità, Eva, con una mano sorregge la testa, con l'altra coglie il frutto proibito. Alla ristrettezza dello spazio, lo scultore rimedia, arretrando lo sfondo e ampliando i piani. E poi è veramente magnifica la resa dei capelli. È sicuramente il più bel nudo di tutto il Medioevo. Capitelli romanici e altri frammenti di sculture sono raccolti in questa stessa sala. Il monaco Martino è l'autore della tomba di San Lazzaro. Oggi rimangono e sono conservate in questo museo le statue di Maddalena e di Marta, che qui vediamo sconvolta portarsi un lembo del vestito al volto, e di Sant'Andrea, loro fratello, perché la tomba, concepita come una chiesa in miniatura, è andata perduta. Se la tomba di San Lazzaro è di transizione tra romanico e gotico, qui in questa sala siamo in pieno gotico 1400-1450. Sono opere che Rollin hanno raccolto nel tempo. Magnifica questa Madonna con bambino del XV secolo. In questa natività donatore è il vescovo Rollin. Per ultima, una bella annunciazione e dobbiamo scappar via. Ed eccoci alla cattedrale di San Lazzaro, i cui lavori sono iniziati nel 1120. All'esterno il grande edificio ha perso ormai il suo aspetto romanico e si presenta compiutamente gotico. Ma nasce romanico e di quel periodo conserva il magnifico timpano del portale centrale. E così ritroviamo ancora Gislibertus che lo realizza attorno al 1130 e vi raffigura il giudizio universale. Gislibertus si firma pure proprio ai piedi del Cristo che è al centro, in una mandorla di luce sostenuto da quattro angeli. A destra e a sinistra del Cristo, al di sotto, la composizione si affolla di personaggi che l'autore rende con grande forza espressiva. Anche l'organizzazione dello spazio è più o meno disordinata a seconda del soggetto. Alla destra del Cristo gli Apostoli, San Pietro riconoscibile dalla chiave, dà una mano ad aiutare un beato. E nel riquadro opposto, cioè alla sinistra di Cristo, che si svolge la pesatura delle anime, l'Arcangelo Michele contrasta il diavolo che sta cercando, senza successo, di falsare i risultati. Cristo e gli Apostoli vestono abiti leggeri segnati da piccole pieghe, ma al di sotto nell'architrave che la scena si fa più concitata. Qui ci sono i defunti che devono sottoporsi al giudizio finale. Sono nudi di piccole dimensioni, spiccano con grande rilievo sullo sfondo. Al centro della scena un angelo separa i salvi dai dannati, che trasmettono attraverso le loro posture e l'espressione dei volti tutta la loro angoscia e il loro terrore.
portale affiancato da colonne decorate. Le colonne presentano capitelli figurati. Dei tre archivolti l'interno non presenta rilievi, l'intermedio un intreccio di fiori e foglie. L'archivolto esterno invece raffigura il passare del tempo e ben si accorda col giudizio finale. Nei medaglioni compaiono i segni zodiacali e le principali attività lavorative per ogni periodo. L'interno è un ampio vano a tre navate di cui è chiaro l'impianto romanico per le volte e per i pilastri, ma non mancano aggiunte gotiche. Quasi tutti i capitelli sono opera di Gislabertus, purtroppo le scarse condizioni di illuminazione non hanno consentito la buona resa che si sarebbero meritati ed è ora di lasciare questa magnifica chiesa.